Il centro provvisorio di Priolo, provvisorio per i ragazzi che sono sbarcati fra Siracusa, Porto Pale e Augusta. Ecco, sentiamo il direttore del centro, Daniele Carrozza, il quale ci darà alcune informazioni precise su questa situazione che ormai sta preoccupando tutta l'Europa, non soltanto noi siciliani, noi siracusani e noi italiani. Allora, quanti sono i ragazzi che attualmente sono qui provvisoriamente? Noi abbiamo in questo momento 97 minori non accompagnati, 3 adulti e un minore accompagnato. Sono tutti minori che sono sbarcati, come diceva lei poc'anzi, tra Augusta, Siracusa e Porto Palo nei mesi scorsi, in quella che è stata definita ormai l'emergenza sbarchi del territorio della provincia di Siracusa. Ecco, questi ragazzi quanti anni hanno? Perché certamente, sì, essendo senza genitori, avranno anche problemi psicologici, credo, no? Ma non guardate, soltanto di sopravvivenza. Si tratta non di bambini, ma si tratta comunque di ragazzi in età tra i 14, 15 anni e i 17 anni. Sì, ma è un territorio straniero. In un territorio. Non dico ostile, perché certo, noi quando siamo certo molto ospitali a questo punto di vista. Assolutamente, no? Sì, infatti loro sono molto felici, molto soddisfatti per quello che può essere, nel senso che sono felici quantomeno di essere approdati in una nazione, in un continente che considera loro esseri umani, che vanno protetti, che vanno aiutati, soprattutto in quanto minori, che applicano il proprio codice civile a prescindere dalla provenienza, cioè non solo per i componenti del proprio paese, quindi solo per i ragazzi italiani, ma per tutti i minori non accompagnati, quindi i minori in stato di necessità, e questo è un fatto molto importante. Nell'attesa di poter parlare con qualcuno, poi vedremo, ma qual è la storia che sta alle spalle di questi ragazzi? Naturalmente ci sono storie diverse perché sono diverse le provenienze, ci sono le storie dei ragazzi egiziani che vanno via da casa, vanno via dalla fame, vanno via dagli stenti, sono ragazzi che vanno via perché le loro famiglie hanno investito su di loro raccogliendo i soldi per pagare loro il viaggio, un biglietto di una nave terribile che costa migliaia di euro. Poi ci sono i ragazzi che vengono dall'Africa, dal Centro Africa, dal Senegal, dal Gambia, anche loro vengono qui per cercare una nuova vita, per farsi un nuovo futuro, perché ne hanno diritto in quanto esseri umani. Ci sono i ragazzi siriani che scappano dalla guerra, che scappano dal genocidio, cioè, quindi ci sono storie dalle armi chimiche, esatto. Quindi, questo poi sembra quasi un paradiso terrestre, potrebbe sembrare per loro, qui siamo in un'area veramente protetta, davvero, poi anche sugli ulivi qui. E questi ragazzi come passano il tempo? Ma loro trascorrono il tempo, chiaramente essendo questo un centro temporaneo di accoglienza non è stato possibile organizzare veri e propri momenti che magari si possono organizzare nelle comunità, quelle accreditate, però comunque il tempo lo passano leggendo, cercando di capire, di imparare l'italiano, come dire, anche chiacchierando fra di loro, e anche una partita a calcio balilla ci sta bene, ma soprattutto qualche partitella a calcio non sta male. Noi stiamo lavorando in questo momento, nonostante siamo, ripeto, un centro temporaneo di accoglienza, comunque stiamo cercando di organizzare dei corsi di alfabetizzazione con dei volontari, con gli insegnanti volontari, molte associazioni, devo dire, noi abbiamo riscontrato un senso di solidarietà nel territorio della provincia di Siracusa davvero straordinario. Da Augusta, per esempio, ci sono giunti moltissimi aiuti in quanto vestiario e quant'altro. Devo dire che la gente, se mi fa finire, sì, dottore, la gente comune si sta rappresentando molto molto più solidale e più attenta alle esigenze di questi ragazzi di molte istituzioni, comuni compresi. Ah, ecco, ma qui siamo nel territorio comune di Priolo. Esatto. Ma questa struttura da chi dipende funzionalmente? Questa struttura è stata autorizzata dalla prefettura e quindi dal Ministero degli Interni. Meglio, questa struttura è stata messa a disposizione dei comuni per l'allocazione temporanea dei minori. Va fatta un minimo di precisazione. La legge dice che i minori, nel momento in cui mettono piede sul territorio, quindi sbarcano, vengono immediatamente affidati alle politiche sociali dei comuni in cui sbarcano. Essendo da quel momento il comune diventa responsabile, quindi diventa il padre di questi bambini e quindi ha l'obbligo di mantenerli. Cosa che non avviene, almeno da quello che abbiamo, da quello che stiamo riscontrando delle ritrosie da parte dei comuni per quanto concerne appunto il mantenimento di questi ragazzi. E quindi allora voi come fate, ecco, per il mantenimento, questo, proprio la sopravvivenza
cui si faceva cenno prima. I soci privati, che sono coloro che hanno costituito questa onlus che si chiama Papa Francesco, fino adesso hanno anticipato di tasca. Si tratta di persone che sono riuscite a farlo. Chiaramente c'è un limite, naturalmente, a tutto, anche alla solidarietà, nel senso che ci rendiamo conto che a questo punto, se non arriva l'aiuto anche da un punto di vista di derrate alimentari, quantomeno per la lunga conservazione, per questi ragazzi, per mantenere questi ragazzi, ci potremmo trovare in difficoltà. Fino adesso non è mai sgarrato un giorno, mangiano bene, si trovano bene, alcuni di loro hanno messo su anche pancetta, direttore. E quindi insomma, sotto questo aspetto, per fortuna, insomma, siamo riusciti a farlo, però abbiamo bisogno della collaborazione dei comuni, e soprattutto a questo punto abbiamo bisogno anche dell'aiuto dei cittadini, che basta anche un piccolo gesto per fare in modo che, certo, questi ragazzi possano vivere. Mi pare che anche noi ad Augusta, adesso noi ovviamente siamo una web TV di Augusta, abbiamo associazioni che si occupano di raccogliere derrate alimentari, quindi a questo punto non soltanto per il paese di Augusta, a questo punto c'è anche una realtà questa, quindi oltre ai vestiti anche le derrate, perciò rivolgiamo anche questo appello alle associazioni perché vengano qui, in quest'area veramente attrezzata bene, perché a parte le zanzare o le mosche, poi mi sembra che poi, tra l'altro, a questo punto di vista, credo che i ragazzi che vengono dall'Africa poi non hanno un impatto traumatico. No, magari dicono, speravamo di non ritrovarcele anche qui, ma purtroppo, come dire, il tempo è quello che è anche questo. Noi abbiamo fatto diversi tipi di disinfestazione, ma chiaramente è una disinfestazione che è biologica, nel senso che non è eccessivamente incisiva per la sicurezza dei ragazzi. Ma voglio dire, questo è il minimo del problema. Per quanto riguarda altro, io la ringrazio soprattutto per la possibilità che ci dà di poter parlare con i vostri, immagino, tantissimi spettatori, o comunque tantissime persone che si collegano al vostro sito, proprio perché appunto questi ragazzi sono come noi, hanno bisogno del nostro aiuto, perché vengono da un ambiente, da una situazione assolutamente difficile. Noi abbiamo colto l'appello di Papa Francesco, cioè quello di una solidarietà totale, senza guardare nulla, senza guardare il colore della pelle o la provenienza. Abbiamo tutti diritto a stare bene. Noi italiani abbiamo sempre dimostrato di essere un passo avanti rispetto a tutti gli altri, proprio in quanto solidarietà. Bene, mi fa piacere questo che dice Daniele Carrozza, è vero. Noi da questo punto di vista potremmo veramente dare una grande lezione a tutti gli europei, perché stiamo dimostrando i più ospitali rispetto a tutti gli altri. Grazie al direttore di questo centro, Daniele Carrozza, temporaneo di accoglienza, che dovrebbe essere di 48 ore, mi pare di aver capito, però a volte diventa anche più lungo questo soggiorno temporaneo. Nell'attesa poi che vadano in altri centri? No, nell'attesa che vengano collocati o in famiglie, quindi affidate a famiglie, oppure collocati nelle comunità accreditate dalla regione siciliana, nelle cosiddette case famiglie, nelle comunità alloggio per minori, che purtroppo non sono tantissime, che purtroppo la maggior parte sono piene, oppure alcuni non vogliono ricevere questi ragazzi, sia per ragioni economiche, perché non c'è certezza del pagamento da parte dei comuni, e sia perché questi ragazzi forse sono un po' troppo grandi di età rispetto ai loro progetti.